E arriviamo invece al punto, al posto numero 7 della classifica. Abbiamo visto chi non ci tassa, adesso andiamo a vedere però paesi in cui ci sono un po' di false friend. Impropriamente detto, cioè si pensa che i paesi del Netherlands, i paesi del Benelux, abbiate pazienza, sono dei paesi friendly in termini di tassazione. Questo è vero, e lo dico sempre nei miei video, in termini di impresa, ma in termini di lavoro dipendente, anche in termini di investimenti di persone fisiche, ricordiamo che stiamo parlando di cripto, in realtà tutte queste agevolazioni tendono a un po' a svanire. Questo anche per sfatare il mito che si tratti che i paesi del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo siano paradisi fiscali per eccellenza. Questo non è vero, è propaganda statalista, l'ho inserito qua dentro, ma in realtà a voi interessa meno. Andiamo a vedere quindi che cosa fa il Belgio. Il Belgio tendenzialmente quindi si avvicina a quello che fanno tante altre giurisdizioni europee, quindi penso all'Italia, penso alla Spagna, penso alla Francia. In qualche modo non vogliono, non hanno voluto politicamente, non hanno saputo, non vogliono farlo, quindi cogliere le opportunità, magari perché non ci credono, per carità, della blockchain, e quindi tendono a tassare anche considerevolmente i risparmi, gli investimenti in cripto. Che cosa succede esattamente in Belgio? Il Belgio, lo dico perché in realtà non può essere, cioè perché parlo proprio del Belgio? Perché in realtà c'è tutta un'audience, una nicchia di italiani immigrati in Belgio che sono molto più numerosi di quanto possiate credere, che con cui sono in costante rapporto. Molti sono clienti, altri insomma sono di passaggio, però c'è una grossa comunità di italiani in Belgio a cui interessano le cripto. Ok, quindi una volta per tutte cerchiamo di far capire in tre parole che cosa succede in Belgio per quanto riguarda le cripto. Il Belgio può accogliere questa tipologia di reddito, questa fattispecie reddituale, cioè capital gain da cripto, in due categorie: quella del reddito di lavoro autonomo e quello dei redditi diversi. Vi sto utilizzando la terminologia evidentemente italiana perché ha più senso nell'ottica di questo video. Quindi, se come dire, c'è un intento speculativo e quindi un'attività professionale, quindi investite continuamente in cripto, allora finirete probabilmente nel reddito da lavoro autonomo con tassazioni crescenti che arrivano poco sotto al 50%, per cui fate molta attenzione, potreste vedervi mangiati il 50% della vostra plusvalenza di realizzazione in cripto. Se invece sei un amatore e quindi non lo fai con intento speculativo o lo fai una volta ogni tanto, in realtà se sei in grado di provare un intento non speculativo, perché forse è la tua unica realizzazione nella vita, allora hai anche la possibilità, a determinate condizioni, che la tua plusvalenza diventi esente, e quindi anche il Belgio può essere un paradiso fiscale. È molto complicato, ma la possibilità esiste. Se invece sei amatore, nel senso che fai poche transazioni, però sempre con intento speculativo, di nuovo poi bisogna entrare nel meandro delle norme per avere una visione chiara, adesso ci arriviamo anche a questo, quello che rischi è che la tua plusvalenza rientri in un reddito cosiddetto diverso, con una tassazione del 33%. Quindi se prima ci siamo visti decurtare della metà il nostro guadagno, questa volta ci vedremo decurtare di circa un terzo, per cui di nuovo fate attenzione, non lo ripeterò mai abbastanza. In ogni caso, il fisco belga applica una case by case analysis, evidentemente, c'è da dire che ha pubblicato però per enorme chiarezza e con appunto con enorme trasparenza delle linee guida sull'argomento. Quindi sul sito web dell'autorità tributaria belga è possibile trovare una serie di domande, sono 17 se non sbaglio, vado a memoria, che fanno il punto su quello che può succedere se realizzi plusvalenze da cripto, dove è una cosa appunto molto apprezzabile, quantomeno c'è un dialogo interessante a differenza di tra fisco e contribuente, a differenza di altre giurisdizioni. Prende la residenza fiscale in Belgio, evidentemente non è difficile, vale la regola dei 183 giorni con qualche sfumatura in più. Diciamo che il Belgio, come il prossimo paese che vedremo tra un attimo, ha una normativa un po' più sviluppata in questo senso, quindi non vanno a guardare soltanto 183 giorni, ma vanno a vedere se hai un domicilio fiscale, se hai un'attività professionale, cioè vanno a vedere qualche elemento di collegamento in più. Non basta che di essere presenti fisicamente in Belgio per 183 giorni. Ok?
Passiamo alla posizione numero 8 della nostra classifica, anche se in realtà abbiamo detto che in questa seconda parte del video stiamo esaminando i paesi che in realtà tassano. Tra questi paesi ce n'è uno piuttosto interessante, che è quello dell'Olanda. Abbiamo parlato del Belgio prima, anche l'Olanda è interessante per mille motivi, perché se ne parla, perché molte società multinazionali e non solo, diciamo, molti gruppi aziendali tendono a spostare la sede legale e non la sede fiscale all'interno dell'Olanda, quindi una holding olandese, IRIF, c'è sempre, lo vediamo nelle strutture delle big four, delle big multinazionali del web, ma l'abbiamo visto anche per quanto riguarda la Fiat, anche la Mediaset ha spostato la sede legale in Olanda, quindi è interessantissima sotto questo profilo di vista. E quindi cerchiamo di capire che cosa succede invece in termini di cripto. Allora, l'Olanda ha un sistema fiscale che non è complessissimo di per sé, ma non è banale, è un po' diverso da quelli a cui siamo abituati. Loro praticamente riconducono tutte le categorie reddituali a tre box, tre scatole, la 1, la 2 e la 3, in sostanza, la busta A, la B e la C di Magalli. Nella box 1 rientrano le attività professionali, nella box 2 rientrano le attività, gli investimenti in sostanziali, partecipazioni azionarie, nella box 3 rientrano i risparmi e gli investimenti. Ve la sto semplificando, ragazzi, o più domani, però insomma non possiamo entrare nel vivo della fiscalità olandese in un video del genere, che già stiamo andando parecchio lunghi. Allora, quindi che cosa dovete sapere per quanto riguarda la cripto? Tendenzialmente rientra nella box 1 se c'è un intento speculativo. Che cosa sia intento speculativo sotto il profilo del diritto tributario olandese non me lo chiedete, perché non è affatto semplice. È molto più semplice, però, e questo invece lo dovete, se finite il box 1, diciamo che vi fate male, le aliquote sono tendenzialmente elevati. C'è la possibilità di determinate caratteristiche di terminare nel box 3. Se si finisce nel box 3, in realtà la tassazione non è così male. Se arriva ci sono tre aliquote, ma la più alta è del 5%, e quindi anche su cifre di 1 milione, per intenderci di euro, è possibile raggiungere una tassazione del 5%, che direi è di tutto rispetto. Per quanto riguarda invece la residenza fiscale, di noi, persone fisiche, che vogliamo trasferirci in Olanda per trasferire la nostra chiavetta, il nostro conto corrente, la nostra plusvalenza in cripto, anche qui il concetto di residenza fiscale è simile a quello belga, per determinati versi direi anche un attimino più evoluto, se vogliamo, perché ancora qui si vanno a guardare tanti altri elementi di connessione con il territorio. Quindi andiamo a vedere se c'è una permanent home, se c'è un'attività di lavoro dipendente, se hai una serie di asset, quindi se hai investito in qualche modo all'interno dell'Olanda, eccetera eccetera. Quindi di nuovo non ci fermiamo alla presenza fisica per 183 giorni, perché potrebbe non bastare, ma se avete dubbi, per questo evidentemente ci sono io. Siamo partiti dalla Germania, siamo passati per Singapore, dall'altra parte del mondo, siamo tornati in Europa, in Portogallo, siamo passati per Malta, sempre restando in Europa, e poi siamo ritornati in sud-est asiatico, in Malesia. Abbiamo trattato anche il Belgio, la Svizzera e l'Olanda. Tutti interessanti sotto profili diversi. È chiaro che esistono anche altre alternative. Pensiamo a Dubai, che non applica semplicemente imposizione, pensiamo alla Bulgaria con il suo 10% di flat tax, eccetera eccetera. Quindi esistono in realtà altre opzioni rispetto a quelle che vi ho detto oggi, però secondo me quelle di oggi sono quelle un attimino che ci devono far drizzare le antennine. Io sono Luca Tagliatella, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, premete subscribe e soprattutto attivate le notifiche per non perdervi neanche una parola di quello che ho intenzione di dirvi da qui ai prossimi mesi. Vi saluto, ci rivediamo nel prossimo video.